Buongiorno. Allora, voglio iniziare pronunciando tre parole che sembrano aver perso significato nelle dinamiche del nostro movimento. Sono gerarchia, merito e umiltà. Parole semplici che però, almeno per il sottoscritto, hanno un grande e forte significato. Il rispetto dei ruoli dall'alto verso il basso e viceversa. Senza rispetto alla gerarchia trionfa l'anarchia e senza umiltà trionfa solo l'ego personale. Chi è militante militi ed esprima il suo pensiero negli ambiti preposti, chi è sostenitore sostenga il movimento, poi c'è il leghista da tastiera, il duro e puro dei social network, bene, questi non pensino però di poter decidere gli indirizzi e le linee del movimento. Siamo noi dirigenti che dobbiamo avere l'onore e la capacità di saper distinguere il valore vero dai militanti. Quando sono entrato in Lega c'era una frase magica che Bossi ripeteva sempre: i muri sono i libri dei popoli. A più di 20 anni di distanza, nell'era del duro e puro da social, le pagine di Facebook sono i muri nella Lega. Va bene, i social possono aiutare, ma a mio parere dobbiamo riscoprire il valore del volantino. Dobbiamo tornare a sporcarci le mani di colla di manifesti, dobbiamo avere la macchina piena di adesivi. Sono strumenti semplici, diretti ed autentici che possono rivolgersi ancora ad un pubblico molto ampio, andando a colmare il vuoto lasciato da tutti i partiti. Nelle cassette delle poste sono sempre vuote, a mercati e negli spazi delle affissioni. Gerarchia, merito, umiltà e unità sono gli elementi chiavi del successo di un movimento. Unità di pensiero e d'azione come a Mantova, la provincia che oggi rappresento da commissario, dove la saggezza dei militanti, quelli veri, ci ha dato la possibilità di superare divisioni e attriti, esprimendo un candidato unico e unitario per il Consiglio nazionale. Per questo ringrazio due persone, Andrea Dara e Gianni Fava, per il lavoro fatto con me in queste settimane. A Paolo Grimoldi, che ho visto crescere con me 20 anni fa in segreteria nazionale, quando era coordinatore dei Giovani Padani della Lombardia, faccio i miei auguri. Ci saranno momenti belli e momenti brutti, ma sono certo che saprà cavarsela molto bene. Paolo ha davanti l'esempio di chi l'ha preceduto in questo ruolo di segretario della Lega Lombarda. Bossi, che non ha bisogno di presentazioni, Calderoli, Giorgetti, Salvini. Sono stato responsabile organizzativo di tutti e tre e li conosco bene. Prende esempio da loro. Da Calderoli la determinazione nel guidare il movimento, da Giancarlo la saggezza e da Matteo la forte capacità comunicativa. Concludo. Essere leghisti è uno stile di vita. Non comportiamoci da democristiani, altrimenti saremo come gli altri.